Ragazzi, ho provato la nuova funzione stile Chroma Key, senza però bisogno di usare il classico telo verde, più tecnicamente chiamato green screen. Esatto, una funzione dell'ultimo aggiornamento Filmora 10.5 che trovo davvero carinissima e anche utile per varie occasioni. Vi faccio vedere come funziona. Visto? Torniamo a noi. Torniamo qua. Vi dicevo, vi faccio vedere come funziona in questo mio video, ma prima vi chiedo un supporto al canale, un'iscrizione se non siete ancora iscritti e un bel like a questo mio video. Beh ragazzi, come sapete io uso spesso per i miei editing video Filmora e lo uso con il mio PC e trovo appunto il software Filmora davvero pazzescamente facile da usare e con una marea di funzioni davvero molto molto interessanti. Oggi ve ne racconto una specifica che avete appena visto della versione 10.5 che per PC purtroppo ha un costo aggiuntivo alla licenza, mentre su Mac mi sembra di aver capito funzionare con la licenza classica. Approfondirò sicuramente per capire bene se è così e vi aggiornerò ovviamente qua nel canale. Bene, allora vi spiego un po' tutto. Specifichiamo che l'effetto, se non giriamo la clip con un po' di accortezza, come avete visto un po' all'inizio, ero dietro un muro bianco, non può dare risultati perfetti che dà un video girato usando il green screen. Ma devo altrettanto dirvi che, avendolo già provato, anche con riprese con sfondo variabile, offre risultati sorprendenti. Per esempio, guardate così. Bene, torniamo come prima. Non male, no? La nuova funzione si chiama AI Portrait. Il sistema in pratica rileva automaticamente i contorni del soggetto, lo isola in modo da poter aggiungere nel video degli effetti intorno allo stesso, rimuovendo appunto il video all'interno del video quello che sta dietro il soggetto principale. Pensate, si può anche impostare lo spessore del bordo intorno alla figura e si può impostare anche la ripulitura intorno al soggetto e anche ridimensionare e spostare sempre il soggetto all'interno del nostro video. Insomma, può venire comodo per fare qualche variante decisa in fase magari di editing senza che la dobbiamo necessariamente programmare o studiare durante il girato. E dunque passo direttamente al mio PC e vi faccio vedere e vi spiego bene questa nuova funzionalità che software molto più blasonati e evoluti di Filmora non hanno. Guardiamo al PC come funziona. Bene, siamo su Filmora X, andiamo ovviamente nei file multimediali, andiamo ad importare le nostre clip per vedere come funziona. Prendiamo la prima clip, evidenziamola, trasciniamola nella timeline, prendiamo anche uno sfondo che potrebbe essere questo. Ora qua me lo mette qua, io vado a posizionarmelo sopra, lo vado a allungare e lo posiziono all'inizio della timeline. Ecco, questo è quello che vediamo. Ok, a questo punto cosa devo fare? Devo andare negli effetti. Qua mi trovo tutta una serie di effetti, tra cui Eye Portrait. Andiamo a cliccarci e ci sono tutta una serie di effetti particolari su questo specifico portrait. Se andiamo sul primo e lo trasciniamo, ecco, guardate, questo è il risultato. Noi non dobbiamo fare altro che trascinare l'effetto sull'immagine, sulla nostra timeline, e lui, vedete, ci rifila praticamente l'immagine. Ovviamente qua in alto devo andare a reimpostare ovviamente la dimensione, o posso ridurre la dimensione, potrei mettermi esempio qui, potrei andare adesso a ingrandire ovviamente
il sotto della, eccolo qua, così mi può piacere, eccolo qua, vedete? E io sono riuscito a gestire uno sfondo con un'immagine semplicemente senza usare un green screen, se in tre veramente operazioni banali. Se vado, ritorno sulle nostre impostazioni e sul nostro video e vado su effetti, posso andare a trovare questo effetto e andare a lavorare sul bordo, vedete? Posso andare a lavorare sul bordo e andare a modificare anche tutta una serie di impostazioni, o meglio due impostazioni, ma che mi bastano. E considerate, qua eravamo, guardate, eravamo dietro un muro, niente di più, eccolo qua. Come dicevamo, se andiamo a eliminare l'effetto, se andiamo a vedere, è possibile anche applicare altri effetti pixelato, vedete, oppure anche, vedete, questo con questo sfondo. Se noi andiamo a trascinarlo, eccolo qua, e poi andiamo a fare doppio clic e andiamo a attivare il precedente, vedete che mi fa il bordo intorno alla figura. E questa è la situazione magari più estrema, con uno sfondo non lineare. Se torniamo nei file multimediali, andiamo però su uno sfondo lineare, lo portiamo qua, andiamo a prolungare il nostro sfondo e poi andiamo su effetti e riportiamo qua, vedete che la qualità sicuramente è migliore, semplicemente perché sto usando uno sfondo di un colore unico, e il risultato, come vedete, è davvero sorprendente. E possiamo mettere anche all'interno di questa clip, possiamo andare a inserire proprio dentro la clip, sullo sfondo, anche un video. Posso mettere un video dentro il video. Semplice, banale, ma davvero incredibile questo effetto Filmora. Bene ragazzi, avete visto, non è perfetto ma utile in varie occasioni e anche onestamente interessantissimo. Unica nota che vorrei fare a Wondershare è questa: ma perché invece di far pagare un abbonamento non aumentate un po' il costo della singola licenza del software e offrite compresi anche questi effetti? A me sembrerebbe molto molto più costruttivo e anche utile per chi acquista appunto licenza spendendo un po' di più. Beh, io ho scritto a Wondershare dicendogli il mio parere, il mio pensiero, chissà che non possono prenderla in considerazione questa mia idea. A mio avviso sarebbe molto meglio e avrebbero anche molti più acquirenti del software rispetto a dover pagare un abbonamento. Questo è il mio pensiero, ovviamente personale. Ci si vede alla prossima, ciao dalla Toscana, ovviamente dai Big, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao ragazzi!